Che cos'era per te quando hai cominciato a giocare a calcio il pallone d'oro? C'era una cosa impossibile che non ho neanche sognato, perché è stato soltanto un cieco che lo ha vinto nel 62, quando sono stati vice campioni del mondo. Perciò non ci ho pensato neanche, c'era una cosa irraggiungibile. Solo pensavo di poter giocare magari una volta per mia nazionale, che sicuramente è una cosa che volevo raggiungere. E poi sono arrivato fin qui, come diciamo con mio padre, è più che un sogno. Pallone d'oro, quando l'hai saputo di averlo vinto? Perché noi giornalisti lo sapevamo con un po' di anticipo, però non c'era l'ufficialità e quindi... Ma io mi ricordo un giorno quando stavo uscendo dall'allenamento, dove stava Roberto Natoriani, che è rappresentante di France Football, e mi aspettava lì e me lo ha detto. Io sinceramente non ci credevo, perché pensavo che qualche scherzo. Mi guardavo intorno, ho detto dove c'è qualche telecamera, che sicuramente qualche scherzo. Però poi da accento che aveva francese ho capito che potrebbe essere anche da France Football, allora ho cominciato a credere. Giorno non mi ricordo. Infatti hai delle espressioni nelle fotografie che sembra dire non ci credo, cioè... Infatti quando l'ho chiamato anche mio padre, gliel'ho detto, ho sentito soltanto silenzio al telefono, perché secondo me pensava che lo prendevo in giro. Lui mi ha detto io ti comincio a credere quando l'avrai in mano, poi ci ha creduto. Forse anche il fatto che, insomma, come paese dell'est forse è più difficile, ecco. Sì, credo che. Cioè, statistica parla chiaro che l'ultimo dell'est è stato, mi sa, 94, Stoichkov della Bulgaria. Però soprattutto dico che l'ultimo ceco è stato 41 anni fa, era un mito, perciò mi sembra... Sì, tra l'altro a Parigi hanno fatto vedere durante la premiazione tutti i bambini del tuo paesino, tutti biondini come te, ecco, questa cosa ti ha commosso, ti ha emozionato. Sì, molto. Devo dire molto, perché ho visto delle immagini in quel studio dove parlavamo con il direttore di France Football. Mi hanno fatto vedere immagini del mio paese, anche del mio paesino, dove sono andati a vedere dei bambini. C'è stata una cosa emozionante, bellissima. Skolna si chiama? Skolna, sì, Skolna. Dove c'erano... Dove sono cresciuto, dove vivono ancora i miei genitori, mia sorella e tutti questi bambini, perciò... Ci sono 1000 abitanti, io tornerò sempre volentieri lì e a trovarmi. Stiamo tornando da Parigi a Torino. Come ci si sente ad essere il giocatore più votato d'Europa?
Ma mi sento sicuramente felice perché questo premio è veramente straordinario e c'è una bellezza particolare. Però io, come dicevo sempre, io non mi sento il più forte. Tu nelle vittorie di squadra hai contribuito tantissimo. A quanto l'Aviva ha contribuito in questo tuo pallone d'oro? Per me questo pallone è un premio per la squadra, un premio a posto di Coppa con le orecchie, perché io credo che i miei compagni insieme a me ci hanno meritato questo premio e c'è tantissimo dentro di questo pallone che io li devo ringraziare a tutti quanti. È un tuo sogno, l'hai sempre detto, quando smetto mi piacerebbe allenare i bambini. Senti, quando un domani un bambino ti chiederà come si fa a vincere il pallone d'oro, cosa potrai dirgli? Posso rispondere tranquillamente che sono stato lavorando con tantissimo lavoro e che si può raggiungere un obiettivo così, però io direi di avere altri obiettivi in testa, nel senso pensare al gruppo e pensare migliorare se stesso.